cosa premia questo riconoscimento? Ma devo dire l'impegno di una mia collega prevalentemente, io quindi sono sostanzialmente il collettore del premio, ma una giovane collega, Manuela Campari, che si è veramente dedicata a questa disciplina con grandissimo impegno e con grande acume, perché l'ha saputa intercettare quando ancora era in una fase veramente molto iniziale. Ha saputo mettere insieme anche un team, perché lei viene dal reparto di finanza e ha quindi messo insieme anche tutte le expertise dell'intellectual property, del regolamentare, e ha saputo poi prendere un incarico molto importante, quello della Repubblica di San Marino, che è un incarico che ha riguardato poi la redazione proprio di una base di disciplina regolamentare per una materia veramente nuova. Quindi devo dire, ne sono contento e è l'occasione per ringraziare prevalentemente lei, perché è la vera responsabile e vincitrice di questo premio. Anche perché non deve essere facile essere, insomma, dall'altra parte della barricata, no? E fare la legge invece che vigilare sull'applicazione. È vero, però molto spesso le leggi le farebbero molto meglio gli avvocati piuttosto che i politici, no? Non a caso le migliori leggi sono quelle che fanno le autorità amministrative, tecnici, perché naturalmente in materie come queste, dove devi veramente capire il contesto nel quale il problema poi si pone, la fattispecie, chi meglio poi di coloro che la praticano è in grado di redigere le regole che la dovrebbero disciplinare. Purtroppo sappiamo che, purtroppo è una regola della nostra democrazia, che le leggi debbano essere fatte dal Parlamento, però laddove c'è la possibilità di derogare, delegare anche a professionisti, professionisti non possono tecnicamente redigere, però nell'ambito dell'attività di consulenza possono fornire il supporto necessario anche per scrivere le discipline. Come sta andando la serata? Con chi è al tavolo? Sono al tavolo con colleghi, ma anche con persone che si occupano di fintech, quindi questo premio viene anche come il cascio sui maccheroni, come diremo in Toscana.